Buonasera a tutti, ben ritrovati da Fabio Sinatti e Moreno Sinatti. E come vedete subito le immagini sono riferite alla premiazione del Grand Prix, quindi la consegna delle maglie di leader 2017 che è stata effettuata nella settimana scorsa, diciamo, con i protagonisti di questa speciale classifica oramai diventata consuetudine alla 26esima edizione, Moreno. Quindi direi che comunque sia, i personaggi a volte si modificano, ma quelli che oramai hanno acquisito certe potenzialità hanno piacere sempre, sì, e poi ripartecipano sempre a questo Grand Prix, anche perché sicuramente c'è un piccolo risparmio durante l'arco dell'anno nelle iscrizioni. Poi qualche cena gratis e i premi finali, la cena finale e poi la premiazione. Sicuramente gratis. Anche indossare sempre una maglia di leader fa estremamente piacere. Vediamo qui, ecco, intanto Scaglia, poi l'abbiamo visto prima Frontani, poi Mirko Refi, Giacomo Ragazzini e diciamo Fatichenti, che è un po' il leader. Vediamo anche la madrina dell'occasione improvvisata, proprio fu chiamata su, era lì, Panfori Lorena, che... insomma, non era abituato a stare nel palco, però poi piano piano, visto che si è ambientato. Qui vediamo Fakhar Mohamed, invece leader, diciamo, nel settore giovanile maschile, soddisfattissimo, diciamo, di aver indossato questa maglia di leader. E poi qui Lacrimini, Patrizia, diciamo, presente, l'unica delle donne presenti, le altre purtroppo per motivi di lavoro, per motivi anche di famiglia, non sono potuti essere lì partecipi, come la Bilardinelli, come la Mattesini Valentina, che hanno, e la Barneschi Francesca. Queste tre mancavano, però diciamo sarà loro impegno indossare questa maglia. Qui invece vediamo Becattini Asia, l'altra ragazzina dell'Atletica Futura, che invece indossa anche lei molto piacevolmente questa maglia, quindi è un direi è una bella cornice, diciamo, anche per quanto riguarda questo Gran Prix, Moreno. Sì, poi è un verde speranza, no? Cioè, speriamo che continui questo. Bene, e adesso siamo passati invece alla Marcia Longa di Capolona, settima edizione dopo l'interruzione, diciamo, degli anni 2000, i primi anni 2000, poi si è riproposta tramite, diciamo, anche la richiesta di Marco Pizzioli, atleta di casa, che, diciamo, ex alunno. Atleta, ha iniziato dopo che ha iniziato la gara, perché sono 3 anni, mi sembra, che corre, quindi sia la settima edizione, le prime l'ha guardate, adesso li guardo ugualmente, ma da organizzatore e corridore. Ecco, c'era da dire che è una giornata di quelle... Caldissime, sì, caldissime. Quindi chiaramente era un po' un problema. E qui vince nella categoria dei più giovani Banelli Emma, figlia d'arte, anche questa qui, della Presidica del Campino, davanti a Serboli Carlotta, Di Micheli Giada, Graniero Vittoria, Napolitano Sveva, Serboli Diletta e Bosi Aurora. Eccola qui, queste mini atlete che hanno comunque sia gareggiato, hanno completato la gara. In campo maschile invece qui la vittoria, sempre una terra di casa, e vediamo Andrea Casini davanti a Lorenzo Agostinelli, Leonardo Marrachini, Cincinelli Ettore, Cincinelli Amedeo. Eccoli qua, facevano chiaramente dei percorsi brevissimi, quindi sì, una gara di velocità. Sì, ma tutti, perché mi sembra al massimo avranno fatto 400 metri, se l'hanno fatti. Però ecco, questo periodo è meglio fare queste gare così che fare quelle prolungate. E qui vediamo invece Silvia Della Lunga, della Polisportiva Prociano, davanti a Irene ad Antonio del Campino, Della Lunga Elisa, sempre la sorella, e poi Baglioni Aurora, termina con Barneschi Carlotta. Ecco, anche queste ragazzine ovviamente volate, diciamo, decise. Qui invece Filippo Dori, sempre atleta di casa, grintosissimo, c'è una corsa velocissima davanti a Matteo Neri, Matteo Lumachi e poi Romeo Cincinelli e Gabriele Lumachi. Io comunque non avevo visto la gara dei ragazzi perché ero ancora a fare l'iscrizione, però c'era anche un discreto pubblico a guardare. No, perché la serata era calda, però alle 7 già si è cominciato. Qui sì, era calda uguale. Qui invece la figlia, diciamo, dell'organizzatore, ecco quello che vedete in fondo sulla destra, è proprio Marco Pizzioli, e qui la Bianca Pizzioli da Subiano Malato davanti a Irene Casali, da Siria Napolitano e Desiree Marchetti. Eccoli qua. Comunque queste qui sono ragazzine che possono cominciare a pensarci piano piano, qui invece man mano che si alza purtroppo il numero degli atleti si riduce, e qui è Lorenzo Vallerani davanti a Lorenzo Di Micheli e Francesco Guadagnoli. Una gara sempre basata sulla velocità, quindi su questo rettilineo che poi veniva utilizzato per... Qui intanto vediamo Di Micheli, che ovviamente emula un po' il padre.
Qui invece Mazziar Li Stefano che va a vincere davanti a Nikita Lazzari, Grifoni Filippo, Lazzari Alexander. Eccoli qua ancora. E poi c'era Vallerani Matteo in questa qui, ecco così, Vallerani Matteo con Cicerone Giada, questa è la spunta, l'atleta della Polisportiva Policiano, che ovviamente questi percorsi un pochino più brevi sono un po' la sua caratteristica, insomma. E qui una foto di gruppo ricordando il personaggio, diciamo, che era il memoria di questa manifestazione, sì. E quindi hanno dato questa maglietta agli atleti da poterla indossare anche per la corsa, poi ovviamente essendo una serata particolarmente calda non... Sì, una maglia tecnica in quel modo sarebbe stato proprio abbastanza impegnativo. E qui ecco una 150 atleti al via, quindi no, per la serata che era c'era anche troppa gente, diciamo, non è mai troppa, però ecco la serata, non diciamo 40 gradi ma 35-36 gradi c'erano tutti e non si corre bene, insomma, no, comunque una bella gara, direi così. Poi 7 e mezzo di sera, concomitante con i campionati regionali assoluti di atletica leggera, insomma, quindi qualche defezione c'è stata, però è stata una buona partecipazione. E qui chiaramente avete visto davanti Lorenzo Polverelli, l'atleta allievo della SACMI Imola, che va a vincere nel campo maschile davanti a Mohamed Fakar della Polistica del Campino. E qui intanto nella prima divagazione all'interno, diciamo vicino quasi alla festa della Sagra, gli atleti transitare, e qui già si è allungato un po' il gruppo anche in virtù, diciamo, del ritmo sostenuto che hanno impresso un po' gli atleti al comando della gara. Sì, anche poi che era abbastanza stretto come percorso, quindi andava bene, l'allungamento è stato propizio proprio. Ecco, qui vediamo proprio ancora questo lungo serpentone di concorrenti. Per la serata che era, insomma, c'era tantissima gente. E l'intenzione, diciamo, da parte degli organizzatori è quella di fare nel prossimo anno la gara in notturna, quindi ci sarà questo cambiamento che l'avevamo già pronosticato per qualche anno anche precedente. Poi probabilmente vedendo anche la serata calda, non è detto che tutti gli anni sia così calda, ma insomma ecco, ma sicuramente e facendola di venerdì sera potrebbe essere sicuramente più positiva. Quindi intanto vediamo l'arrivo di Polverelli, l'atleta che ormai ha fatto proprio un fine settimana nella nostra provincia, Ruscello e poi dico Caplone e poi Ruscello. Quindi intanto vediamo il gruppo di testa capeggiato da Filippo Occhiolini, poi da Anzano e poi da Leminci e poi Annetti. Quindi questi sono un po' gli atleti al comando. Poi vediamo Fabio Guidelli, che è tornato, Bettarelli, Fontani. C'era Capacci prima. Sì, ecco, quindi la gara è stata tirata subito, Sì, sì, Refi. E qui vediamo proprio il gruppo molto allungato, ma abbastanza vicino uno dall'altro, proprio anche perché il percorso in questo tratto qui è pianeggiante, quindi grandi distacchi non ci sono. È tutto pianeggiante il percorso, cioè non è neanche monotono perché c'è cambiamenti di, non di ritmo, ma di località, insomma c'erano curve contro curve, poi correvi lungo l'Arno, andavi alla stazione. Insomma, e qui intanto vediamo le due donne al comando, Cinziana Cenni e Valentina Mattesini, che si sono affiancate insieme fin dall'inizio, proprio dalle prime battute, sapendo anche che Cenni Cinziana aveva fatto già un allenamento la mattina. Sì, che infatti sarà presente sabato prossimo al Bravio delle Botti al femminile insieme a Boncompagni Lucia per la contrada di Voltaia. Ecco, se qualcuno volesse andare a vedere sabato c'è questa manifestazione. E qui intanto ecco vediamo forse una delle poche, diciamo, salitelle, diciamo così, del percorso, 50 metri neanche, però insomma ecco, anche questo che fa col caldo, con i ritmi un pochino più sostenuti. E qui vediamo anche Lucky Roberta, diciamo che nella categoria degli veterani non c'ha ora sta viaggiando forte, sì sì, ma è sempre andata forte, quest'anno poi è favorevole, c'è la categoria favorevole, quindi sicuramente partecipa, se non arriva prima, insomma è sempre lì. Ecco qui sempre Genziana Cenni a condurre, tallonata da Mattesina Valentina, che ovviamente facevano la gara fra di loro, insomma, ecco queste cose qui. Vediamo Lelli Filippo, poi più o meno stiamo su questo Moricca, poi... Ecco questo piccolo tratto, diciamo, anche di percorso stretto,
Comunque queste variazioni che sicuramente motivano anche maggiormente per chi corre. Sì, perché non sono proprio rettilinei, sono piccoli rettilinei che, cioè, ti variano anche un pochino la visuale, il paesaggio. Ecco, qui vediamo Filippo Chiolini e poi questo atleta Anzano della Gianina. Anzano Fabio, che io non conoscevo, non avevo occasione di conoscerlo, è andato molto forte. E qui Alessandro Annetti, che abbiamo visto già dopo la scalata al castello cambiare decisamente ritmi. E quindi questo che è un percorso che non c'è tanta salita, ovviamente ha un po' impresso il suo ritmo, dando una spallata un po' anche agli avversari. L'abbiamo visto determinato, poi Filippo Chiolini che sta rientrando anche lui molto bene, diciamo, dopo i vari, diciamo, acciacchi e infortuni che ha subito. E poi là dietro invece questo Lemincio, ma un altro atleta, diciamo, della Olimpica Olympic Running Run. Lama, che è andato direi molto, molto bene anche questo qui in atleta. Ecco, qui intanto vediamo Filippo Chiolini che ha dovuto, diciamo, allentare, quindi fermarsi un attimino, poi riprenderà la gara insieme a una delle sue atlete, insomma, ecco, in questo senso qui. Sì, sicuramente Lucerini si è risparmiato per il giorno dopo Ruscello, che era però Sicuramente Ruscello sapeva che un'altra poteva avere qualche gara. chance in Sì, più, perché insomma. era più adatta alle sue caratteristiche di corridore, quindi ha cercato di risparmiarsi e, cioè, non lo so, forse vedeva che non vinceva e ha cercato di Certo. rallentare, poi dice tanto non mi interessa più a questo punto e. E qui vediamo Alessandro Annetti che chiaramente sta un pochino controllando la situazione, il suo vantaggio sicuramente aumenta con il passare, diciamo, dei metri nei confronti di Anzano, che comunque sia, forse è stata un po' la sorpresa, te Ma non lo sì, io conoscevi? lo conoscevo dal punto di vista delle classifiche, personalmente non lo conoscevo, però guardando le classifiche lunedì molte volte l'avevo visto Comunque no, sulle non è prime posizioni, male, sì. anche perché forse non partecipa molto Sì. nelle nostre gare, quindi diciamo che la Chianina, fatta ci sono di qualche elemento sporadico, poi Predilige altri purtroppo tipi di sì, gare, ecco, no. quelle lunghe, quelle in mezzo a E boschi, invece qui quelle. abbiamo notato questo ragazzo che potrebbe essere veramente forte, quindi può competere anche nelle gare più agonistiche, dove Arezzo, diciamo, forse Certo, è ma privilegiata, insomma, ecco, sicuramente come è venuto perché sapeva poteva che poteva. andare bene. Ecco, cominciamo la spinta, diciamo, di Sì, Alessandro nel Annetti, che rettilineo opposto all'arrivo, questo è che qui ci è rimasto neanche 1 chilometro all'arrivo, deve e fare un giro di boa e poi. comunque ecco, direi che non è male. Alessandro, diciamo, sembra che trovi, diciamo, Calderini. Calderini, che comunque si esce sempre, ecco, quindi un Sì, atleta che volenteroso, non demorde mai, volenteroso, non demorde sì. mai, qualche volta c'ha qualche acciacco in più anche lui, però ecco, non demorde. Gli fa onore, diciamo, per lo spirito di No, partecipazione. lui è proprio un vero sportivo. Poi se c'è da fare anche qualcosa è uno di quelli Si dà da che fare, aiuta, sì. sì. E qui vediamo anche i primi doppiaggi che ci sono, diciamo, nel percorso. Vediamo anche Marraghini Patrizia che viene superata proprio in questa fase. E poi altre atlete, qualcuna chiaramente fa anche un po' di passo, altri una corsetta più tranquilla. Il caldo sicuramente l'ha fatta la padrona anche in questa circostanza qui, anche se poi un piccolo, diciamo, vento velato ha dato una mano. Quindi anche Fosi Giorgio, atleta, diciamo, della categoria oro, che ovviamente le difficoltà sono sempre ancora più Sì, perché ampie. lui corre sempre, non è che c'ha una postura un po' strana, quindi non è bello neanche da vedersi, anche c'è da dire che è del 43, quindi ci avrebbe 74 anni, sono persone insomma che non sono più giovanissime. E qui vediamo l'arrivo con il tempo di 26:45, quindi un 30 secondi di vantaggio nei confronti di Fabio Anzano, che giunge tranquillamente anche lui al secondo posto con 27:19, poi terzo è giunto invece, per quanto riguarda Guidelli Fabio, che proprio nel finale supera Lemincio. E quindi grande atleta, sappiamo le sue performance, che ormai non è più una sorpresa per l'atleta, diciamo, della Polisportiva Pulisciano. Poi Bettarelli, che direi ha fatto una buona corsa, sta muovendo un pochino meno la testa in questo caso qui. Poi Capacci Capace. Gianluca, che ancora anche lui sta, ecco, queste qui sono gare che predilige. Sì, sono in pianura, non lunghe. Mirko Refi molto bene, poi Mori, l'altro giovane atleta della Subiano Marathon. Ecco, che si susseguono un po' nella zona del traguardo, volate, vedete, volate anche finali. E qui la Valentina Mattesini, proprio nel finale, supera la Genziana Cenni di qualche, diciamo, centinaia di metri. Al terzo posto poi sarà la Enriquez.
i manager di queste, e qui vediamo la Cenicienziana che comunque sia, da quando è ripreso, ha fatto vedere che sì, infatti, anche è mancata l'inverno perché c'aveva dei problemi in casa, cioè doveva fare, insomma, mettere a posto la casa, quindi e posto è mancata nelle campestri, quella che poteva portare un apporto decisivo alla polisportiva. Comunque qui ecco Lucky Patrizia, primo dei veterani, e degli argento era Piccaglini Lucia, di Ponticino. Poi ecco via via si susseguono un po' gli arrivi, vediamo Sannarelli davanti, c'è Felici, poi vediamo Filippo Chiorini che a quel punto lì ha accompagnato le sue atlete al traguardo, visto che non ha, diciamo, non se la sentiva di forse di forzare più di tanto, come hai detto giustamente te, in previsione della gara del giorno successivo, quindi dopo 24 ore c'era un'altra gara tosta, insomma, ecco. E qui vediamo anche te abbastanza affaticato, però insomma, tutto sommato che è una gara che la si fa bene, via, sì, No, si fanno bene tutte, basta, dipende come le fai. Ecco qui vediamo ancora altri arrivi che si susseguono, insomma, calcolando che sono giunti al traguardo 150 atleti, no, sono, direi sono un bel risultato. Pochi, sì. E qui vediamo Fontani Ettore, che sicuramente è uno che attualmente nella categoria dei veterani, lo penso, eccetto adesso, Basile, quando sì, c'è Basile, se no per il resto sta andando forte. E qui fortissimo, sì. Vediamo Alessandro Annetti invece insieme, manca Fabio Guidelli, quindi c'è stato inserito al terzo posto Serboli e al secondo Anzano, poi nella categoria degli oro. Sguerri non ha rivali quando corre. Corre poco, però quando corre diciamo una marcia in più rispetto agli altri. Quindi Lancillotti, poi ecco davanti alla coppia Floridi, poi invece Bruni che sta viaggiando forte. Si taglia anche i capelli per andare meglio ancora. E qui le tre donne, chiaramente quello sulla destra in terzo posto non è la donna, ma sono io, perché la Irene Enriquez era a farsi la doccia. E quindi ecco intanto Mattesini Valentina, abbiamo visto, poi ecco qui tutti gli atleti che vengono premiati, direi un'ottima gara organizzata bene da parte della, ecco, le ricorse, ecco, sì, appunto, viene dato il premio da sola, diciamo, nel momento in cui mancava. E qui vediamo ancora l'altra atleta della podistica dell'Atletica Ponticino che va a vincere, che mi sfugge il nome in questo momento, Canuto, sì. Ecco Canuto, poi Sanarelli lì, vediamo in questo caso qui, e qui vediamo invece la Lachi, la Mascolo e la Cremini che ha avuto un infortunio in partenza, prima di partire era indecisa se partire, poi è partita e, insomma, anche per tenere alto, diciamo, il discorso del Grand Prix. E qui intanto vediamo la Subiano Marathon davanti alla Polisportiva Apriciana, la Polistica al Campino, che per quanto riguarda la classifica di società. Sempre nella stessa serata di sabato, al buio però, e quindi terminata una volta la corsa di Capolona, ci siamo diretti direttamente al campo di atletica Enzo Tenti, dove erano in svolgimento i campionati toscani di assoluti di atletica leggera maschile e femminile. Direi anche questi sono stati due giornate particolarmente intense, quindi andiamo a Fontana Camilla che gareggiava nella gara dei metri 1500. Direi che è stato un altro grande successo per l'atletica, diciamo, aretina, ma soprattutto dal punto di vista dell'organizzazione, e non a caso proprio in questi giorni abbiamo inoltrato la richiesta per il prossimo 2018, la presenza ad Arezzo di almeno uno dei sette campionati che abbiamo richiesto. Quindi abbiamo richiesto diversi campionati, dagli assoluti di atletica leggera in primis, che sarebbero veramente un grande spettacolo, la prima volta ad Arezzo che si disputerebbero questi campionati italiani assoluti, e quindi la volontà, la forza anche da un punto di vista organizzativo, sia dalla parte della Lega Atletica, della Polisportiva di Policiano e della Freerunner, per cercare di creare una sintesi e una sinergia per portare ad Arezzo questi campionati, che sarebbero un grande evento, un grande prestigio per la città di Arezzo. E quindi vedremo un po', insomma, ecco. Poi al di là di questo ovviamente ci accontenteremo anche dei campionati italiani allievi, oppure campionati italiani master, sempre la atletica leggera, mentre per la corsa su strada abbiamo richiesto i campionati italiani assoluti di mezza maratona e campionati, diciamo, master di mezza maratona e i campionati italiani master della 10 km. Quindi insomma, di queste manifestazioni ci auguriamo che una o due possano essere, diciamo, dirottate ad Arezzo. Una su pista, una su strada sarebbe il massimo.
Però ecco, ci sono tutte le condizioni, viste considerato che la federazione anche in campo regionale dà molto credito all'organizzazione delle manifestazioni, pertanto quindi Il campo d'atletica è uno dei migliori in Italia, quindi. i risultati sono, se pensiamo, diciamo, che la gara dei metri 100 hanno, diciamo, la finale tutti sotto gli 11, insomma è già un bel risultato, calcolando che è una gara regionale, insomma, quindi alcuni atleti di spicco a livello nazionale e internazionale non erano lì presenti. Quindi intanto vediamo Tarquini che si è, diciamo, ha voluto provare l'ebbrezza, diciamo, delle siepi, quindi grande coraggio anche per lui, perché non sono cose che si possono improvvisare. Invece Kimutai, quindi, è molto più facile, Shortfat, che è riuscito a completare questa gara in grande scioltezza, soprattutto per vincere, diciamo, il titolo regionale e di fare anche una prova. Direi le siepi sono quelle gare un po' più tecniche, che non è che si possano Improvvisare, sì. Cioè, improvvisare, però, diciamo, questi sono bisogna sapere grandi persone. saltare sia l'ostacolo che la siepe, perché lui salta, molti si appoggiavano e Sì, saltavano, quindi non no, è lui addirittura la scavalcava, quindi quando anch'io facevo le siepi appoggiavo e dovevo cercare di spingere, perché l'obiettivo era quello di avere una scarpa asciutta e una bagnata. Questa era la filosofia che veniva data a un po' agli atleti, anche perché sennò dopo gli appoggi erano un pochino più precari. E comunque sì, ecco, dicevo, per quanto riguarda queste gare sono state veramente un grande richiamo, anche per quanto riguarda l'atletica Sì, leggera. c'è da E soprattutto ha dire. sviluppato anche un discorso proprio di interesse, di pubblicità, insomma, ecco, se ne parla. Sì, no, c'era anche un addetto di Firenze, un accompagnatore di una squadra, cioè, se si faceva a Firenze questa manifestazione, prima di tutto, era lì allo stadio a Mandela, lì vicino a Mandela, insomma, allo stadio lì della Firenze Marathon, Sarebbe sarebbe stato, stato sì. proprio lì, dice, è un catino, dice, lì non c'era aria, con queste temperature sarebbe proprio, avrebbero falsato tutti i risultati, avrebbero, invece Certo. qui insomma, la pista ha reso bene, e insomma ecco, è abbastanza ventilato come posto, insomma, ci correva, anche se era caldo, però insomma, si correva abbastanza bene. E questo sicuramente, ecco, ci aiuterà moltissimo anche in questa richiesta che abbiamo. Certo. Inoltre, poi l'impianto in notturna è spettacolare, vediamo anche le varie pedane dei salti in lungo, dove le atlete hanno potuto, diciamo, dimostrare le proprie potenzialità. Poi una giornata calda, ecco, per la velocità La soprattutto velocità è il massimo, era sì, adattissima, un perché po' però meno forse per il mezzo fondo, sì. perché il caldo effettivamente imprime. Però ecco, qui siamo intorno alle 8, alle Alle 9, 9 e 9 e mezzo mezzo, e siamo. quindi ecco, cominciano adesso le gare giuste. E qui siamo passati invece, come ultima serata, diciamo, di questa trasmissione, alla corsa di Ruscello, Trofeo Sestini, la 44esima 44esima edizione. edizione. È la seconda manifestazione più antica della provincia d'Arezzo, dietro la scalata al castello, insieme poi alla camminata del donatore di Foiano. E qui abbiamo visto già subito Borgogni Marica di Ruscello, che ha vinto davanti a Fosca Veronica, poi terzo posto per Beccattini Asia. Poi Farini, Bianca Maria, Vanelli, Giada, D'Antonio, Irene, Sandroni, Sacchetti, Sacchetti, Pericchi, Albiani e Gialli. Mentre in campo maschile la vittoria è andata a Magi Giorgio della Trecca Sestini, davanti a Santini Mattia, sempre della Trecca Sestini, Sandroni, Gioele del Ruscello, Bizzarri della Trecca Sestini. Poi nella categoria 2009-2000 è Narducci e Panico in campo femminile, Giannini, Cencini, Vallerani, Bindi, Cincinelli, Sarchini in campo maschile. Baldi Vanessa invece vince la gara del 2006-2007 davanti a Giannini e Magi. Poi ancora, per quanto riguarda Barbagli, Andrea di Ruscello vince la categoria maschile davanti a Gialli Alessio del Polisportiva Chianciano, Martini Alessio, Grigio Ribelle, Giusti Mirko di Ruscello. Poi ci sarà Alisia della Wisp Abbadia San Salvatore, che intanto vediamo Zanti Samuele che vince questa categoria 2004-2005 in campo maschile davanti a Albiani, Aramini e Vallerani. E poi anche qui, come al solito, questo Polverelli Lorenzo che parte insieme ai grandi. Intanto qui vediamo proprio la striscia degli atleti prima della partenza, davanti a Baldi Leonardo e 13 Gabriele della Podistica al Campino. Ecco qui questa partenza, Moreno, diciamo, i primi 100 metri in pianura, Poi poi in discesa, discesa, sì. Sì, gara direi sempre tosta, comunque, anche considerando perché dopo la le discesa, condizioni sì, anche meteo. qui, no, ecco, c'è da dire che qui rispetto a Capolone siamo partiti quasi un'ora e mezzo prima, però ecco, si correva molto meglio, la temperatura si era abbassata, era un pochino più ventilato, ecco, c'è da dire che però rispetto a Capolone c'era una bella salita, due belle salite, diciamo, Questa è una la gara iniziale, tosta, una questa è la gara gara tosta, tosta. perché qui ecco facciamo
un primo circuito esterno appena appena fuori il paese, poi rientriamo in paese e facciamo una Ecco, salita. intanto veniamo Tarquini che dopo l'esperienza del giorno precedente dice meglio che ritorni a fare le corse su strada, però è stata una bella esperienza, Sì, ma anche lui positiva. non è più giovanissimo, quindi il 69, quindi su pista si dice che fino a 30 anni si va bene, dopo 30 comincia ad essere un pochino di adattarsi alla strada perché i ritmi un pochino calano, però ecco, uno può provare, quando lo prova è E forte dice, ancora. direi che anche Ruscello è stata un'altra gara particolarmente, diciamo, partecipata, Sì, domenica considerando, diciamo, queste concomitanze, domenica pomeriggio, pomeriggio, sì, eccetera. caldo Quindi che no, più di la gente. 130 arrivati, direi che è stato un bel risultato. E poi anche da un punto di vista, diciamo, della qualità degli Tecnico, sì. atleti, era molto, molto quotata. Insomma, ecco, qui vediamo questo percorso che è stato modificato dall'anno scorso, diciamo, in questo senso, Sì, utilizzando la è zona nuova. stata fatta una utilizzazione nuova, quindi c'è una strada asfaltata, una bella strada, quindi è abbastanza impegnativa. Puoi fare, saranno 100 metri, ma 150 metri, ma Sono tosti, eh? sono ecco, Sono tosti, c'è da sì. vedere chi, insomma, è una Allora utilizzazione nuova. li vedremo. Ecco, che intanto vediamo il gruppo di testa comprendente Alessandro Annetti, poi Midara, Hisham, poi c'era Brezzi, c'era anche Paganelli. Paganelli, poi Tartaglini, poi Metius, poi c'era Ragazzini. Insomma, questo è il gruppetto più o meno di quelli più accreditati. E vediamo qui questo tratto di salita, Vanelli, abbiamo visto questo tratto di salita, che questa è veramente una mazzata per Sì, no, me. questa è. Forse è il pezzo No, più duro. questa è quella più dura che c'è proprio. Perché qui E qui non. vediamo Polverelli invece che va a vincere la gara del settore, diciamo, degli allievi. Qui Tartaglini che era reduce da un matrimonio del giorno precedente, quindi ancora aveva un po' di tossine da espellere, insomma, ecco. Però vedete già qui concorrenti molto qualificati che trovano difficoltà in questa salita, perché è una salita No, tosta. questa è stata impegnativa. Qui vediamo, ecco, Fatichenti che addirittura aveva fatto la gara di sabato per il Grand Prix, poi andò a fare un 1500 al campo scuola, e poi il giorno, quindi tre gare nello spazio di 24 ore, insomma, ecco. E qui vediamo proprio, ecco, i passi molto più accorciati da parte dei concorrenti in questa salita, direi molto molto impegnativa. Vediamo anche quelli che a volte, Specialisti delle specialisti, salite. qui hanno accusato un po' tutti, ma sicuramente il caldo anche qui, anche se ho detto un po' di ventilazione c'è No, stata. ecco. Vediamo Barneschi, sul laterale Barneschi e Belardinelli, e poi questa Olivieri, questa giovane atleta Grimera, no, no, del ciclo dipendente Perugina. esatto, poi Lacrimini, vediamo dietro, insomma, vedete già nello spazio di circa neanche un Un chilometro chilometro. i distacchi che ci sono fra questi concorrenti. Vediamo Barbetti, Tiberi, poi Tiberi, vediamo anche la Liberatore, Liberatori, Santini, Santini, Ghezzi. Felici, insomma, questa è una gara tosta. Poi vediamo Rossi che ha detto se, le fa tutte ora, le fa tutte in previsione di questa Parigi-Dakar che sarà in programma all'inizio del 2017, del 2018, e qui vediamo il passaggio dei battistrada al passaggio, diciamo, della zona Sotto arrivo. prima, sì, e vanno su, adesso si va su verso la E salita. comunque sia, diciamo che il tratto di salita, ecco, qui li stiamo un pochino recuperando piano piano. Ovviamente l'acqua, come vedete lì, è la parte principale dei concorrenti, insomma, in questo caso. Qui vediamo questa giovane Olivieri, atleta del circo dipendenti Perugina, che ha fatto una gara molto accorta, salendo piano piano, poi insieme qui alla Berardino. Belardinelli e Barneschi, che sono le due, diciamo, antagoniste di questa competizione. Ecco, qui piano piano, qui c'è un tratto di recupero, Sì, che questo. questo sicuramente aiuta molto i concorrenti, eh. Ecco, poi piano piano Vallelonga abbiamo visto, poi vediamo qui Stefano Sinatti. E ancora, ecco, qui si sta risalendo. Ora ci sarà un altro piccolo tratto di salita abbastanza impegnativa. Anche questo è un altro piccolo tratto. Quindi sono salite e pianura che ovviamente mettono ad una prova un po' gli atleti, diciamo, Ecco, un pezzo caporali. c'è, dopo si trova un po' di piante che E coprono. comunque anche questo tratto di salita non è male, non è. No, Qui intanto il percorso è vediamo bellino questo è un bel percorso, questo lotta c'è. serrata nella categoria veterani, fra Scandini e Carlini e Fontane. Fontana. Qui vediamo Ragazzini, poi vediamo ancora Fatichenti che ha recuperato Metius. Direi che è andato molto forte, considerando che non sono gare, diciamo, delle sue caratteristiche. Alessandro Annetti che cerca di poter stare con il gruppetto di testa, qui invece perde posizioni un po'. Tartaglini, Brezzi, Midana e Occhiolini, Occhiolini.
che tirano la gara. Questo è un tratto, diciamo, di falso piano, diciamo, con che mi dà molto concentrato, anche se Filippo Chiodini, beh, sembra rinato in questi percorsi. Sì, come dicevo prima, lui questi percorsi salita e discesa, più che mai la salita predilige, quindi si trova a suo agio E qui qui. siamo proprio nella parte più alta, dove c'è anche poi il ristoro Questa è da l'unica parte. salita abbastanza impegnativa che si trova nella seconda parte. Queste sono 100 metri E abbastanza. se arrivi fresco qui in cima, poi Sì, dopo c'è la possibilità di poter recuperare dopo anche c'è nel il tratto, chilometro di salita, perché insomma, salita e discesa, ma piccoli avvallamenti ci che non sono. sono male, non sono. Sì, no, no, ma qui vediamo Vannuccini anche in questo caso, poi vediamo l'atleta di 1000 della Dispoli, Mille Piadi da Dispoli, sì. sì, che sono diversi, sono un paio Ultimamente ha d'anni. fatto qualche gara Macolino, che si è Macolino Adolfo, qualcosa. sì. E qui vediamo, ecco, la zona proprio del ristoro, c'è questo tratto di, fra virgolette, di recupero, che avevano messo a disposizione spugnaggio, le spugne, poi i bicchieri, insomma, ecco, diverse persone messe a disposizione. Cardini e Sì. Fontani sono insieme. Qui se la giocavano poi Momo, poi Tarquini, lì poi vediamo Vanelli anche, poi Allori. Questi sono percorsi che vengono abbastanza, diciamo, qui vediamo Bigazzi, Paride, e qui addirittura stiamo andando in discesa, ovviamente è un pochino sconnesso questo tratto di percorso, però riusciamo un pochino a prendere anche gli atleti. Questo sicuramente non è facile anche con. Qui vediamo la Olivieri che ancora tallona le due di testa che sono abbastanza vicine, perché c'è la Barneschi che è qui vicino, mentre Bernardinelli. la Villardinelli ha preso decisamente un po' il comando della Sulla gara. salita sicuramente è andata via. Qui mancano circa 4 km la conclusione, quindi ancora la gara era abbastanza lunga, anche se favorevole. Quindi ecco, qui vediamo la Belardinelli in questo tratto, diciamo, di saliscendi, prima di proprio con della corte, prima di affrontare poi la discesa asfaltata. E qui vediamo l'atleta anche della Rinascita Montevarchi. Ecco qui, intanto questa discesa che riporta verso la zona di Battifolle. No, qui ancora prima, Sì, ancora siamo un sì, po' su un però tratto di. No, questo è un tratto abbastanza, diciamo, qui è ombreggiato, qui se uno vuole qui spingere, si spinge, che è abbastanza. viaggia, sì, qui Qui si sì. viaggia, e sicuramente è il momento per poter spingere particolarmente se uno c'ha Certo, le. dipende sempre da se c'è rimasto qualcosa. Tarquini, Eccoli qui, vediamo, qui vediamo sempre Tarquini, poi dietro. Bernini, vediamo questi tre, poi vediamo Momi insieme a Carlini e Fontani. Ecco qui, Mbarek. Mbare che E poi qui vediamo ancora Refi Mirko che è sempre nella breccia, anche lui non demorde mai, se la mette sempre tutta. Poi con il 117 abbiamo visto Coraggio Simone dell'Atletica Il Giglio, poi vediamo Ragazzini che in questi percorsi ovviamente dice un pochino più la sua, quindi Fatichenti insieme alla Braganti. Braganti. E poi vediamo questo atleta che abbiamo detto, Macolino, Mille Mille Piadi piedi. a Rispoli, poi vediamo Alessandro Annetti. Qui siamo proprio a Battifolle e questo è il tratto ancora pianeggiante, ma Favorevole. calcolando che ancora abbiamo la salita da fare. Quindi Sì, abbiamo qui visto Malvin, siamo 2,5 km, qui vediamo sono due. invece Paganelli, Paganelli, poi Matteo, vediamo Brezzi che a questo punto viene superato Tartaglini. da Tartaglini. Quindi ecco, sembra quasi tutto decifrato. Qui vediamo Filippo Chiolini che ovviamente aveva un margine di vantaggio abbastanza sufficiente nei confronti degli altri, ma non è altrettanto, diciamo, vicino a Midar, che invece lui non demorde, della Polistica Castelfranchese, atleta marocchino che ha vinto già un'altra gara, un'altra volta la corsa di Ruscello. A volte è arrivato, diciamo, nelle posizioni di testa, ma non ha vinto perché a volte c'era Oudaï Qualcuno. Choum, oppure c'era a volte altri atleti tachkeniani, Poi però sta dipende viaggiando forte. sì, dal momento che c'è, come stai, perché ultimamente si era visto poco da noi. Sì, L'anno sì, sì. scorso fece un ballatone alla Scala del Castello, quest'anno non si è vinto, fece una ballatone con Marianelli e proprio all'ultimo centimetro proprio. E qui vediamo ancora, ecco, anche Alessandro, dico Filippo Chiolini, che ha Sì, un qui. vantaggio di c'è anche 50 metri, qui Tartaglini, che addirittura adesso deve vedersela con Paganelli, perché ha perso Brezzi proprio in questo tratto del percorso. Quindi chiaramente una gara, direi, ancora No, incerta, perché perché ancora poi qui c'è più di 1 km all'arrivo, esatto, con la salita finale, quindi la salita finale quella salita che è abbiamo quella visto che fa la all'inizio. differenza. Quindi sicuramente direi una gara, finché non l'hai terminata, questa non sai come va a No, finire, perché insomma, c'è ecco. proprio l'incognita di questa salita, perché finalmente la salita è quella che
decide tutto. Ecco, qui e qui vediamo al traguardo, il traguardo che diciamo con che passa dietro anche lui, si vede. Poi Filippo Chiolini secondo, che ce l'è riuscita a farcela, terzo posto per Alessandro Tartaglini, che supera proprio nel finale, riesce a rintuzzare l'attacco di Paganelli, Matteo, poi dopo Brezzi, Daniele, anche lui specialista di queste gare, poi Alessandro Annetti, poi Malvin Matthews. E comunque sono andati tutti molto bene. Poi vediamo, ecco, l'arrivo di Macolino. Soddisfatto, Giacomo Ragazzini, la stessa cosa. Ecco qui, volata tra Lori e Tarquini. No, chi era? La prima donna è arrivata, tanto qua è Belardinelli. Belardinelli, poi ecco, vediamo qui la Barneschi insieme a Della Corte. Ecco, via via si susseguono un po' gli atleti, giunge al traguardo. Ecco qui vediamo la Olivieri al terzo posto, anche l'altra atleta del ciclo dipendenti Perugina, insomma, quindi si susseguono un po', arriva anche Stefano Sinatti. Chiaramente questo è un percorso che non è che gli si addice, anzi a volte molti proprio non, cioè, ecco, vediamo la Tumasun che giunge quarta del settore femminile, quindi grande prova anche per lei. Poi la Liberatori al quinto posto. Direi comunque, Moreno, per concludere, che questa gara di Ruscello, insomma, è riuscita molto bene, ormai si colloca, sì, diciamo, nel panorama podistico aretino in senso estremamente positivo. È una gara che per molti versi viene accettata molto. È una gara che, anche se non facciamo pubblicità, la sanno tutti che l'ultima domenica di giugno c'è la festa qui a... è anche abbastanza premiata come gara, proprio, insomma, c'è da accontentarsi, anche se si sa che partecipare a questa gara si prende il caldo, perché il caldo ce n'è tanto. E i prossimi appuntamenti sono per venerdì alle Graticole a Città di Castello, e domenica Anghiari, invece Trofeo Frates di Anghiari. Bene, l'appuntamento è fra 15 giorni per queste due manifestazioni. Buona serata a tutti.